Amici del capoluogo, come potete vedere ci siamo spostati, siamo alla villa comunale, all'interno di questa tensostruttura sarà Marco Marsilio a terminare la sua campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo 10 marzo. Con lui ci sarà il ministro della cultura Gennaro San Giuliano insieme a una vasta rappresentanza di governatori di centrodestra. Assolutamente no, l'Abruzzo è l'Abruzzo e la Sardegna è la Sardegna, basta con questo paragone, spegneremo presto i bollori della sinistra. Il presidente Meloni ha detto che lei è stato il primo presidente di regione di Fratelli d'Italia, adesso si aspetta, vorrebbe la riconferma per la prima volta nella storia di Abruzzo di un presidente di regione. È la prima volta che la regione Abruzzo ha l'occasione di garantire la continuità della propria, del proprio governo regionale. E questo è già un valore positivo di per sé, perché la continua interruzione dei programmi, il continuo ricambio di classe dirigente che non ha potuto maturare il tempo utile a realizzare i progetti è oggettivamente stata una debolezza della nostra regione. Abbiamo bisogno di andare avanti, far sedimentare e fruttificare i semi che abbiamo gettato. Si chiude la campagna elettorale, l'appello al voto? L'appello al voto, andate a votare e garantite un futuro di crescita per la nostra regione, perché tornare indietro a tempi bui di cui nessuno ha nostalgia farebbe solo male all'Abruzzo e lo isolerebbe. La mia presenza qui è per significare l'impegno del governo per tutta la regione Abruzzo. Come ho ricordato anche quest'oggi, noi stiamo movimentando su questo territorio oltre 200 milioni di investimenti per la cultura, articolati in tanti capitoli di spesa, in tante iniziative, che non sono iniziative, come dire, annunci, ma cose concrete che realmente stiamo facendo per la cultura di questo territorio.